L'atto conclusivo del torneo Nereo Rocco della 37esima edizione, questa è la finalissima tra Bologna e Sturm Graz, i rossoblu che affrontano squadra austriaca, due squadre che ora andremo anche ad analizzare insieme, sono arrivate a questa finale con due percorsi molto, molto diversi. Una edizione, quella della 37esima edizione del torneo Rocco, che ha visto anche qualche sorpresa, come i cinesi del Nanchino, che sono arrivati comunque all'appuntamento in forma, hanno sorpreso qui gli addetti ai lavori. Tante sorprese, come abbiamo detto, anche note negative come il Pisa, che non si è presentato praticamente alla manifestazione a causa dei problemi societari che incombono fino anche alla prima squadra. Infatti è stata rinviata anche la partita di Serie B della prima squadra del Pisa a Terni contro la Ternana. Andiamo quindi in cronaca, perché il Bologna attacca da sinistra a destra della nostra postazione qui su Teleregione Toscana. Ricordiamo, telecronaca di Lorenzo Agostini, riprese di Fabrizio Giannoni, che alla telecamera rinizia quindi la stagione 2016-2017 per anche la nostra rete. Inizia con una partita di lusso, appunto, Bologna-Sturm Graz. Siamo giunti adesso nel primo minuto di gara, andiamo subito a leggere le formazioni. Bologna in maglia classica rosso-blu, pantaloncini bianchi, con Bruzzi in porta, poi Mantovani, De Luca, Cerretelli, Cassandro, Saputo, Tanò, Wickbold, Pirreca, Stanzani e Mazza. A disposizione di mister Emanuele Troise ci sono poi Cavalieri, Grandini, sì, Dondi, Baglietti, Satalino, Martino e Mutti. Andiamo invece a leggere la formazione dello Sturm Graz, e sarà più difficile perché ovviamente squadra austriaca gioca con in porta Stramertz, poi ci sono Adler, c'è Korsfrust, Sedichi, Fadinger, Amoa, Ikeobi, Bascher, il capitano, Kopf, Trummer, Kappenbauer. E a disposizione dei mister Hosle ci sono Wiegle, Smolian, Greyhofer, Knapsit, Kuval. Quindi queste sono le due formazioni. Sturm Graz che gioca in tenuta completamente verde. Come dicevamo, due squadre che sono arrivate a questa finale con due percorsi molto molto differenti. Il Bologna, che è praticamente arrivato a punteggio pieno nel girone eliminatorio, ha vinto con tutte e tre le formazioni. Intanto attenzione, perché qui prova a partire proprio il numero 7, il tocco nel mezzo per Stanzani, palla che poi viene ribattuta ancora una volta, arriva la doppia risposta da parte del portiere Stramertz. Attenzione, perché non è finita, ancora una volta il Bologna sempre con Stanzani, alla fine riesce a liberare l'area. Era partito bene Tanò, che era partito in progressione, era riuscito a servire il numero 10 del Bologna, che però è stato ben bloccato da Stramertz. Ancora adesso lo Sturm Graz, partita subito, come vedete, molto molto concitata. Ovviamente si cerca subito di arrivare a sbloccare il match, diciamo si è saltata un po' la fase di studio. Ricordiamo che, essendo categoria allievi del 2000, attenzione, seguiamo questo cross nel mezzo, categoria allievi 2000, sono due tempi da 30 minuti in questa manifestazione. Calcio d'angolo, il primo della gara per lo Sturm Graz, batte il numero 7 Sedichi. Lo Sturm Graz che ha anche qualche classe 2001 come Wiegle, portiere di riserva. Parte adesso il calcio d'angolo, tantissimi giocatori in area di rigore per lo Sturm Graz. Pallone corto, non sappiamo se volontariamente o no, recupera ancora una volta comunque la squadra austriaca, che si appoggia direttamente a Alexander Stramertz, numero 29, portiere dello Sturm Graz. Si fa vedere in appoggio anche Ikeobi, preferisce Stramertz lanciare lungo, arriva la risposta da parte dei rossoblu in contraerea. Ancora gli austriaci in possesso del pallone, dicevamo, sono due squadre che sono arrivate a questa competizione con percorsi diversi. Perché? Perché il Bologna nel proprio girone ha vinto il girone, lo Sturm Graz invece è arrivato nel girone che era il girone C, praticamente con 5 punti, appaiato ad Empoli e Pontedera, e tutte e tre le squadre erano prime con 5 punti. Per la classifica avulsa la squadra austriaca ha avuto la meglio. Invece per quanto riguarda il Bologna, vittorie contro Pistoiese, Nanchino e Settignanese, quindi ha avuto l'opportunità anche di testare le capacità della squadra cinese. Bologna-Nanchino, che è finita 4-1, con il Nanchino che è riuscita anche a segnare una rete, l'unica rete
per i cinesi. Nanchino che aveva anche pareggiato contro i padroni di casa della Settignanese. Settignanese che appunto anche i rossoneri di Settignano non hanno sfigurato in questo torneo, perché ovviamente ogni anno partecipa contro squadre di grande blasone. Però un punto è riuscito a portarlo a casa proprio contro il Nanchino, poi sconfitte contro Bologna e Pistoiese. Bologna che poi è anche arrivata in semifinale con una buona preparazione, è arrivata in semifinale battendo lo Zenit di San Pietroburgo, squadra che arriva quasi sempre in fondo al Nereo Rocco, mentre lo Sturm Graz, che è arrivato appunto alla semifinale dopo un girone eliminatorio molto ma molto equilibrato, è riuscito comunque ad arrivare a questa finalissima, quindi si è fatta valere contro i perugini. Perugia Zenit San Pietroburgo, che ha decretato la finale terzo quarto posto, vinta ai rigori dai russi, giocata poco fa, proprio prima di questa partita che si gioca allo stadio Ferruccio Valcareggi di Settignano. Rimessa con le mani per il Bologna. Siamo giunti adesso nei primi minuti di gara, per la precisione al sesto di gioco, quindi mancano 25 minuti al termine del primo tempo. Gestione del pallone da parte del Bologna, che adesso prova con Ceretelli, che si appoggia al capitano dei rossoblù, il quale allarga per Mantovani. Mantovani ancora in appoggio, quindi il lancio lungo dalle parti di Tanò, arriva però Ikeobi in netto anticipo. Ancora comunque Bologna, sempre con Stanzani, uno dei migliori fino a questo momento. Poi Ceretelli, ottimo a smistare bene, c'è però l'ottima pressione da parte dello Sturm Graz, che a centrocampo non lascia giocare tanto facilmente. Adesso Sedichi nel pallone, prova a lanciare, c'è un rimpallo, ancora una volta il pallone che riesce comunque a sfilare, quindi prova Amoa, rientra col destro, pallone che arriva direttamente dalle parti del portiere Bruzzi, che deve smanacciare in qualche modo perché c'era stata una deviazione che poteva essere Galeotta. Ancora Sturm Graz, qui il gioco di gambe da parte di Bascher, che aveva provato ad anticipare con la punta l'avversario, pallone che però si è allungato un po' troppo, aveva provato l'anticipo. Rimessa corta quindi per il Bologna. Bologna che nel girone eliminatorio ha vinto senza grossi problemi contro le tre avversarie, è stata una delle squadre diciamo più costanti di questa competizione. Per quanto riguarda lo Sturm Graz, gli austriaci hanno riscontrato qualche difficoltà all'inizio con due pareggi per 1-1 contro le prime due squadre. Attenzione adesso a Tanò, che prova a tenere il pallone, ottimo il tocco dalle parti di Mantovani. È ben disposta però la formazione austriaca. Sturm Graz qui tiene il pallone ancora il Bologna, sempre Tanò. Qui arriva all'anticipo di Ikeobi, che poi però viene atterrato proprio dallo stesso Tanò, e poi arriva comunque il chiarimento pacifico tra i due. Calcio di punizione per lo Sturm Graz a questa edizione del torneo Rocco. Hanno partecipato ovviamente anche altre grandi squadre, come una su tutte la Fiorentina, che nella fase eliminatoria aveva proprio lo Zenit di San Pietroburgo tra le squadre, aveva Zenit San Pietroburgo, Pisa e Siena. Pisa che però non c'era, e quindi tutte e tre le partite che dovevano giocare i nerazzurri sono state decretate con vittoria a tavolino per le avversarie. Attenzione, prova a partire proprio Mazza, il cross nel mezzo, Tanò si fa scavalcare da questo pallone, ancora Tanò, arriva poi l'anticipo da parte della difesa dello Sturm Graz, che prova a liberare più Bologna che austriaci in questo primo scorcio di partita. Dicevamo, oltre alla Fiorentina c'è stato l'Empoli, che è arrivato appunto a 5 punti in classifica assieme a Pontedera e proprio Sturm Graz, e poi il Perugia che si è qualificata con 7 punti per poi perdere la finale terzo quarto posto dopo aver perso anche la semifinale. Ovviamente anche il Partizan Belgrado, che però non si è qualificata oltre il girone eliminatorio. Dal Partizan Belgrado sono arrivati i migliori giocatori a questa competizione, infatti al Nereo Rocco hanno partecipato proprio con la maglia della squadra serba giocatori come Jovetic, Ljajic, Nastasic. Attenzione, seguiamo questa azione perché prova proprio lo Sturm Graz con l'esterno
da parte di Fadinger sul cross basso da parte di Bacher. E qui aveva avuto un'ottima idea il numero 18 dello Sturmgrass nel servire nel mezzo corto per Lucas Fadinger, pallone che però è stato colpito con precisione ma non con potenza e quindi non ha avuto grossi problemi Bruzzi nel bloccare il pallone. Dicevamo appunto, dal Partizan Belgrado sono arrivati grandi prospetti. Attenzione, adesso prova a partire con potenza il numero 9 del Bologna Pirreca, che poi alla fine deve lottare con Ikeobi. Alla fine alla meglio proprio il difensore dello Sturmgrass, che praticamente era andato dall'altra parte della fascia di competenza per fermare il numero 9 del Bologna, che era partito come un treno, era però da solo contro tutti i difensori dello Sturmgrass. Riparte la squadra austriaca, lancio lungo, quindi spazza via ancora una volta Saputo. Qui oggi le condizioni meteorologiche sono delle migliori, anche il terreno di gioco, nonostante non sia esteticamente perfetto, comunque garantisce una buona partita, nonostante si sia giocato praticamente dal 24 agosto a oggi per 4 giorni di fila, praticamente ogni giorno. Attenzione, perché prova a partire ancora una volta sempre lo stesso Pirreca, che poi tocca nel mezzo per Stanzani, anticipato il numero 10 del Bologna. Quando partono quei due è difficile per lo Sturmgrass riuscire a fermarsi. Qui adesso c'è un rimpallo che lascia a terra un giocatore dello Sturmgrass, si rialza però senza problemi, un colpo nelle parti basse dovrebbe essere rimessa con le mani per il Bologna. Lo stadio Ferruccio Valcareggi di Settignano, che ha ospitato grandi partite, una su tutte nel 2011 per il quarantennio della Settignanese. Attenzione, seguiamo questa azione, calcio d'angolo per il Bologna, dicevamo per il quarantennio della Settignanese fu organizzata una partita contro la Fiorentina, Fiorentina-Settignanese, che poi finì con il risultato di 4-1 per la Fiorentina, con però la Settignanese che passò in vantaggio in quell'occasione. Proprio qui su questo campo, nel quale si sta disputando Bologna-Sturmgrass, calcio d'angolo adesso per il Bologna. Anche i rossoblù adesso provano a far male dalla bandierina. Parte proprio Stanzani, cross nel mezzo sul primo palo, è ottima la retroguardia dello Sturmgrass, che prova adesso a ripartire con Sedichi, il quale lancia lungo dalle parti di Amoà, pallone che però è troppo corto per il numero 11 dello Sturmgrass. Ancora rimessa con le mani per i rossoblù. È De Luca a tenere questo pallone. Rimessa con le mani, un po' sprecata in questo caso. Adesso attenzione, perché si possono distendere gli austriaci, sempre con il solito Amoà che converge al centro, va a provare a cambiare gioco, palla un po' sprecisa e quindi non ha problemi la difesa del Bologna a recuperare questo pallone. Era buona l'intenzione del numero 11 dello Sturmgrass, che però non ha avuto la potenza adatta. Attenzione, qui c'è questa conclusione dalla lunghissima distanza per Stanzani, che ha provato un po' in maniera disperata questo mancino. Adesso sempre Amoà che prova a toccare sul corridoio per Fadinger, posizione irregolare ravvisata dall'arbitro Andrea Zoppi, che è coadiuvato da Carlo De Luca e Dario Pettini. Sono questi, è questa la terna arbitrale designata per questa finalissima, la 37esima finalissima del torneo Rocco. Gestisce palla ancora il Bologna e non si è giocato soltanto qui a Settignano, si è giocato anche in altri campi come allo stadio Bozzi delle due strade, rinominato da poco stadio Gino Bozzi dopo qualche anno in cui era stato chiamato erroneamente Bruno Bozzi. Attenzione a questo cross basso da parte dello Sturmgrass, che prova adesso sempre a farsi pericoloso. Dicevamo, si è giocato anche allo stadio di Bagnar Ripoli, stadio I Ponti, e poi ovviamente qui allo stadio Ferruccio Valcareggi di Settignano. Sono stati tre i campi di gioco di questa edizione. Prova
il numero 11 Amoah sempre a tenere questo pallone, riesce a recuperare, a distendersi. Adesso il Bologna, attenzione a Tanò che tiene il pallone sulla destra, su di lui c'è Ikeobi, il cross dalle parti di Pirreca, pallone che però era un po' troppo lungo per il numero 9 del Bologna. Buona però la ripartenza di Tanò, che ha anticipato praticamente Ikeobi anche sul cross. Poi Pirreca non è riuscito ad arrivare in tempo su questo pallone, ma perché era abbastanza teso da parte del numero 7 del Bologna. Ancora rossoblù in posizione d'attacco con De Lucca, che rimette con le mani sempre dalle parti di Pirreca. Pirreca forse atterrato, non c'è nulla secondo l'arbitro, quindi si riparte sempre con lo Surgrass che va a distendersi, sempre ripartendo da quella fascia lì. Adesso Trummer prova a fare tutto da solo, il numero 20 dello Surgrass, che poi riesce a toccare dalle parti di Fadinger, che ha provato il cross basso, pallone subito rimpallato, poi era rimasto a terra nel contrasto con Trummer il numero 5 Cassandro, infatti viene messo fuori il pallone. Trummer che era arrivato praticamente come un treno sul numero 5 del Bologna, e quindi comunque si rialza senza problemi il capitano dei rossoblù. Quindi rimessa con le mani per il Bologna. Siamo giunti al minuto 16 di gara, quindi siamo giunti praticamente a metà della prima frazione. Ancora il risultato, lo ricordiamo, è di 0-0 qui per la regione toscana. Bologna-Sturmgratz. Attenzione perché c'è un errore, quindi può ripartire Wickbold sulla fascia, che viene però recuperato. Ancora Wickbold ha provato il gioco di gambe e poi a servire nel mezzo, c'è stata però la chiusura da parte di Sedichi, che prova a far partire i compagni. Chiude bene però la difesa del Bologna, che riparte sempre dallo stesso Bruzzi, eccolo qua il portiere bolognese, che poi gioca corto. Vedete come il Bologna preferisce sempre giocare la palla piuttosto che lanciarla lunga, e questo è segno di personalità, perché ripartire dalla difesa sempre con la palla a terra e poche volte con il lancio lungo, se non in fase di difficoltà. Attenzione, qui prova il tocco dalle parti di Tanò, era stato Stanzani a provare il tocco basso per il numero 7 del Bologna, però anticipato, e quindi attenzione, arriva adesso il calcio di punizione per lo Sturmgratz in battuta. Va il numero 18. Adesso è un po' il calcio di punizione per il Bologna. Saputo batte corto, vedete anche in questo caso giocata senza problemi la palla, anche se si stava sbracciando sull'altro versante il numero 2 Mantovani, che voleva il pallone. Comunque arriva con calma la gestione della sfera, che arriva proprio a Mantovani, eccolo qua il tocco, l'1-2 con Mazza, quindi Mazza chiuso da tre giocatori dello Sturmgratz, prova a lottare il numero 11 del Bologna. Alla fine gli austriaci hanno la meglio, proprio Amoah prova a partire sulla fascia, attenzione perché è velocissimo il numero 11 dello Sturmgratz, qui atterrato nettamente dal capitano Cassandro, e qui come detto Amoah rosso, e qui sentiamo anche sentiamo anche i cori da parte dei tanti bolognesi venuti qui a sostenere il rossoblù. Dicevamo Amoah, numero 11 del Sturmgratz, un giocatore molto ma molto interessante, veloce sulla fascia, pecca a volte perché ha poca potenza con il destro, però comunque molto ma molto abile. Qui Ikeobi ha provato il cross nel mezzo, subito rilanciato, e quindi attenzione perché Tanò può partire su quel versante, perché se da una parte c'è Amoah, dall'altra parte c'è Tanò. Il problema è che Tanò ha dalla sua parte un Ikeobi molto ma molto importante come terzino. Adesso ancora Sturmgratz, tiene il pallone, ha provato Fadinger a lanciare nel mezzo sempre per il proprio capitano Oliver Bakker, pallone anticipato sempre da Bruzzi. Per ora non ci sono stati grandissimi problemi dalle parti del portiere del Bologna, difesa rossoblu che ha sempre per ora amministrato bene gli attacchi dello Sturmgratz. L'unica nota può essere forse la conclusione di Amoah, arrivata all'inizio della partita, pallone che però è uscito sbilenco senza troppe pretese.
dall'altra parte un Bologna che sembra, almeno fino a questo momento, leggermente più incisivo rispetto allo Stormgrass, anche se deve evitare questi errori, come in questo caso. Qui adesso ha sbagliato, ha perso il tempo Kopf, che aveva anticipato il pallone e poi non ha trovato il tempo giusto per l'assist. Qui Ikeobi, pallone dalle parti di Stramets, che va al lancio lunghissimo, anche se poi tanto lungo non è, perché non supera neanche la metà campo, era più alto che lungo. Recupera ancora comunque la squadra austriaca, che tiene il pallone. Stramets tiene la sfera senza troppi problemi, con calma aspetta che arrivi Pirreca e poi va al lancio lungo, anche se arriva comunque l'anticipo da parte di Cerretelli. Poi pallone che termina in fallo laterale. Mancano 10 minuti al termine del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Sturm Graz. Nella partita precedente, la finale terzo quarto posto tra Perugia e Zenit San Pietroburgo, si sono visti parecchi gol, perché la gara al termine dei 60 minuti è terminata sul 2-2 con il Perugia che si era portato sul doppio vantaggio. Poi lo Zenit San Pietroburgo ha pareggiato nel secondo tempo, mostrando veramente gli artigli, e poi ai rigori è arrivato proprio la squadra russa, si è imposta sul Perugia, ha mostrato più freddezza rispetto ai perugini e si è conquistato un terzo posto che comunque continua a portare avanti la storia del Zenit San Pietroburgo in questa manifestazione, che per ora è molto importante, così come quella del Partizan Belgrado, due squadre che in questo torneo hanno sempre avuto grandi grandi soddisfazioni. Al Nereo Rocco hanno giocato anche squadre di grandissimo blasone come Barcellona e Real Madrid. Calcio di punizione adesso per il Bologna. Ci sono tantissimi giocatori rossoblu in area di rigore, soltanto due fuori dall'area più il battitore. Pallone che arriva sul primo palo, arriva la conclusione di testa, deviata però, quindi calcio d'angolo ancora per il Bologna. Era stato bravo comunque De Lucca ad anticipare il proprio marcatore. Ancora calcio d'angolo, vediamo, perché sono in due sul pallone. È comunque una battuta nel mezzo, ancora una volta pallone che spiove, il colpo di testa e poi il gol del vantaggio. Arriva il gol da parte di Saputo, che di testa la mette dentro, 1-0 al minuto 22. Il Bologna passa, si sblocca il risultato, arriva il gol di Saputo che di testa fa veramente male. E qui difesa un po' impreparata dello Sturm Graz, che ha lasciato colpire senza grossissimi problemi il numero 6 del Bologna. 1-0 dopo 22 minuti, si sblocca il risultato al Ferruccio Valcareggi. Il Bologna adesso si porta in vantaggio e adesso dovrà amministrare fino almeno al termine del primo tempo. Comunque si era visto un Bologna più incisivo rispetto allo Sturm Graz, nonostante il possesso palla sia stato più o meno equo. A sbloccarla è proprio il difensore centrale dei rossoblù. Eccolo qua, Saputo in possesso del pallone, l'ha sbloccata proprio lui. Qui qualche problema per De Lucca in questa gestione del pallone, alla fine a spazzare via è Cerretelli, che però non spazza con grossissima potenza, quindi arriva ancora una volta l'anticipo comunque di Cassandro, perché si era inserito Amoa sul pallone. Eccolo qua Cassandro che tiene il pallone, esce dall'area di competenza, prova ad uscire palla al piede, viene fermato da Zeyt Sedichi. E adesso momento d'oro per il Bologna, che vuole sfruttarlo nel migliore dei modi. Proprio Cassandro va al possesso del pallone, batte questa punizione corta dalle parti di Saputo. Saputo, attenzione perché stava arrivando la pressione da parte di Bacher. Arriva comunque lo smistamento dalle parti di De Lucca. Qui però De Lucca sbaglia il passaggio, quindi prova a uscire i Beocchi. Pallone per Amoa. Ikeobi, scusate, per Amoa. Adesso tiene il pallone proprio la squadra austriaca, prova il gioco di gambe, ottimo, quindi il cross nel mezzo, spazza via la difesa del Bologna, qui ottima la giocata, ancora Amoa tiene il pallone, qui un rimpallo, alla fine De Lucca tocca per Stanziani e quindi riparte ancora una volta il Bologna, sempre con Pirreca, su di lui c'è Ikeobi, Pirreca riesce comunque a trovare il cross nel mezzo per Tano, pallone un po' troppo lungo, però aveva avuto problemi Alexander Strasmerz. Perché questo pallone
stava per arrivare praticamente in porta in due tempi. Il numero 29, portiere dello Sturmgraz, è riuscito a bloccarlo. Un Bologna che fino a questo momento sta mettendo paura allo Sturmgraz. Mantovani, il rimpallo che comunque favorisce il numero 2, fallo laterale sempre per il Bologna, si era inserito Amoa, sempre lui, forse il migliore fino a questo momento per lo Sturmgraz. Il numero 2 del Bologna, Mantovani, tocca con le mani per Stanziani, alla fine con cattiveria spazza via Samuel Krapfenbauer. In panchina per lo Sturmgraz ci sono Wiegel, poi c'è Smolian, c'è Geiroffer, Knapschit e Kuval. Ikeobi va al lancio, il numero 17 dello Sturmgraz, che è praticamente un difensore a tutto tondo, parte dalla sinistra anche se poi va a chiudere come vuole, quando vuole, anche sul versante destro. Diciamo che è un po' un difensore a tutto tondo. Eccolo qua, il lancio lungo da parte del numero 17. Arriva l'aggancio da parte del numero 18, Oliver Bakker, che però era in posizione di fuorigioco. Aveva agganciato in maniera ottima, comunque col tacco, il capitano dello Sturmgraz, che però era in fuorigioco di rientro. Minuto 26, 1-0, ricordiamo il parziale qui a Settignano tra Bologna e Sturmgraz. Per ora decide il numero 6, Saputo, che tiene il pallone in questo momento. Il Bologna che, come visto, non si smentisce, anche in questo caso parte aggressiva sul pallone, ragionando comunque le giocate. E fino a questo momento, devo dire, fino a questo punto del torneo, è la squadra che mi è piaciuta di più. Il Bologna di mister Emanuele Troise. Adesso Kopf sul versante di destra guadagna un ottimo calcio d'angolo. Kopf è quel giocatore che abbiamo visto prima esibirsi in un gioco di gambe a dir poco pazzesco, poi bloccato bene dalla difesa del Bologna. 11 giocatori rosso-blu nei pressi dell'area di rigore, quindi praticamente tutto il Bologna a difendere, quasi tutto lo Sturmgraz ad attaccare. Si fa vedere Adler sul secondo palo, parte la battuta, pallone proprio sul secondo palo per De Luca, che va a spazzare ancora Sturmgraz. Qui il gioco di gambe un po' rischioso da parte di Krapfenbauer, riesce comunque il tocco sempre per il numero 19, Kopf, che colpisce il palo. Si era inserito benissimo Nino Kopf, era riuscito a deludere la difesa del Bologna, poi col mancino in spaccata, perché stava praticamente per cadere, è andato a colpire il palo Kopf. Fallo laterale per lo Sturmgraz. Sturmgraz che adesso ha preso coraggio, manca poco al termine del primo tempo. Ancora a gestire il pallone Ikeobi, fa partire questa specie di campanile che arriva dalle parti di Amoa, il quale prova a colpire di testa di prima per Vincer Trammer, pallone che però viene recuperato bene dalla difesa del Bologna. Arriva il lancio, ottima la spizzata di Pirreca, attenzione perché c'è qualche difficoltà, e poi Stanzani, pallone fuori da parte di Stanzani. Ottima, prima è ottimo il lancio di Mazza, poi Pirreca prolunga per Stanzani, e qui aveva fatto una cappellata bella e buona il difensore dello Sturmgraz, che praticamente aveva bucato praticamente l'intervento, lasciando campo libero a Stanzani, che ha provato a colpire di potenza dritto per dritto, pallone che però ha sibilato il palo, uscendo di pochissimo. Sarebbe stato il gol che avrebbe probabilmente messo in casaforte almeno il primo tempo per il Bologna. Ancora Sturmgraz, arriva l'anticipo sempre
parte dei rossoblù, quindi Chiobi in qualche modo però Pirreca riesce ad anticipare, rimessa con le mani per lo Sturmgrass, mancano i palloni e quindi si deve chiedere in panchina un'altra sfera di gioco. Quattro giorni di manifestazione, siamo partiti il 24 agosto con le prime partite del girone eliminatorio. Siamo arrivati oggi, domenica 28 agosto, alla finalissima del torneo Nereo Rocco, che praticamente è il torneo più prestigioso del precampionato. Poi, ovviamente, per questa categoria. Nereo Rocco che è partito con ambizioni subito dalle prime manifestazioni, poi adesso siamo giunti addirittura alla 37esima edizione e si stanno già iniziando i preparativi per il 40esimo compleanno che arriverà tra tre edizioni. Comunque sono già pronte alcune cose che probabilmente verranno attuate per il quarantennio del torneo Rocco, mentre il quarantennio della settinianese è già stato compiuto nel 2010. Finisce qui il primo tempo, Bologna 1, Sturmgrass 0, noi ci risentiamo per il secondo tempo qui dallo stadio Valcareggi di Settignano per Teleregione. Ricordiamo in cronaca Lorenzo Agostini, in telecamera Fabrizio Giannoni, ci risentiamo per il secondo tempo. Quando vuoi, Eccoci ritrovati per il secondo tempo di Bologna Sturmgrass. Ovviamente si gioca a parti invertite, a parti invertite riparte in questo momento il match. Ricordiamo, la partita per ora è sul risultato di 1-0 per il Bologna. Decide il calcio d'angolo finalizzato da Saputo di testa, il difensore centrale rossoblù che ha imbeccato il pallone e l'ha messa dentro per l'1-0, che per ora vale il momentaneo vantaggio, con il Sturmgrass costretto ad inseguire. Pallone, primo pallone giocato proprio dagli austriaci che provano questo affondo, pallone che però adesso viene spedito fino in calcio d'angolo e quindi primo calcio d'angolo della ripresa per gli austriaci, proprio così come era stato nel primo tempo, anzi non è calcio d'angolo, scusate, rimessa con le mani che viene battuta comunque lunga. Prova Bacher a tenere questo pallone, tocca dalle parti di Adler allarga, ottimo il gioco di questa palla, Adler prova il cross nel mezzo, pallone rimpallato e quindi ancora rimessa con le mani, sempre per gli austriaci, sempre Adler, il numero 4, Marcus Adler, che è nato il 22 maggio del 2000. Intanto eccolo qua, vediamo il nuovo entrato all'azione, stiamo parlando di Satalino, entrato tra il primo e il secondo tempo, è il primo cambio di questa partita, Satalino che fa il suo ingresso. Attenzione perché lo Sturmgrass in questo primo scorcio di gara per ora è partito veramente molto bene, adesso Satalino appoggia per il lancio lungo. Eccolo Tanò che prova in grandissimo stile a tenere in campo questo pallone, ci riesce, poi alla fine riesce anche a recuperarlo dopo averlo perso. Attenzione a Tanò che prova a fare un cost to cost contro Ikeobi, alla meglio il numero 17 dello Sturmgrass, poi c'è qualche scaramuccia tra i due. Alla fine l'arbitro deve andare a chiarire tra i due giocatori, alla fine Ikeobi riesce comunque a guadagnare un calcio di punizione. C'era stato praticamente una gara sui 50 metri tra i due giocatori, Ikeobi e Amoa, poi alla fine Amoa e Tanò, scusate, poi alla fine Tanò è stato un po' troppo violento nel
provare a recuperare questo pallone sul difensore centrale dello Sturm Graz. Eccolo qua, proprio Moa che prova ad allungare questo pallone. Adesso Stanzani tocca per Pirreca, che poi va ad appoggiare. Arriva poi in questo lancio un po' troppo spreciso, quindi senza problemi arriva Alexander Stramets a gestire questo pallone. Stramets che ci ripensa dopo aver azzardato, accennato una rimessa corta. Eccolo qua Stramets, mentre sta salendo in tribuna anche la squadra del Perugia, sconfitta nella finale terzo quarto posto contro lo Zenit di San Pietroburgo. De Lucca va al lancio lungo sul proprio versante senza problemi. Adesso Kolfrust va ad appoggiarsi dalle parti di Stramets e quindi adesso attenzione al colpo di tacco sempre dalle parti del numero 19 Nino Kopf, che ha avuto la palla gol più importante per quanto riguarda lo Sturm Graz, colpendo il palo nel primo tempo. Attenzione adesso a Massa che prova a partire, palla al piede, forse atterrato in maniera irregolare, infatti c'è calcio di punizione. Massa era partito velocissimo con una grandissima rapidità di gambe, Massa che non è neanche altissimo, quindi si fa fatica a prenderlo perché ha il baricentro molto basso. Calcio di punizione sul pallone sia Mazza che Satalino, anche se dovrebbe essere proprio il numero 11 a battere, infatti è così, proprio Mazza va su questo pallone col mancino. Vediamo se sarà una soluzione toccata per qualche compagno oppure proverà a concludere direttamente in porta. 4 in barriera per lo Sturm Graz, più arriva da noi anche un giocatore del Bologna. Attenzione a Mazza che prova la conclusione bassa. Qui era insidiosa questa conclusione, Stramets non ha avuto problemi perché era appostato al posto giusto, al momento giusto, anche se questa conclusione poteva davvero creare problemi. Poi Stramets si complica la vita con una rimessa non proprio delle migliori e quindi prova a ripartire il Bologna. Qui Pirreca si complica anche lui un po' la vita, quindi recupera lo Sturm Graz. È Sedichi a lanciare, cambiare versante dalle parti di Krapfenbauer, poi alla fine è il numero 19 Nino Kopf a tenere questo pallone, sempre però Bologna in gestione del pallone. Satalino per Stanzani è spalle a tutti, non riesce a gestire al meglio questo pallone, quindi adesso fase un po' concitata, un po' confusionale del match, prova a rimettere ordine Saputo e tocca per il proprio capitano Cassandro. Pirreca sbaglia l'appoggio, quindi Sturm Graz che può ripartire. Attenzione perché attacca in massa lo Sturm Graz. Adesso Amoa si fa strappare il pallone dal suo diretto marcatore, il numero 11 Mazza. Erano praticamente simmetrici, 11 contro 11. Qui l'arbitro va a chiarirsi con Pirreca, fallo laterale per quanto riguarda lo Sturm Graz, che in questi primi minuti di gara ha veramente giocato molto molto bene, perché nel primo tempo, come abbiamo detto, ha subito il gol dell'1-0, però in questi primi minuti del secondo tempo per ora più Sturm Graz che Bologna. Intanto è pronto un doppio cambio per il Bologna, sono pronti Mutti e poi andremo a vedere anche chi è il secondo pronto ad entrare, e quindi Emanuele Treise che vuole cambiare un po' le carte in tavola, vede che questo Bologna è un po' in difficoltà. Attenzione a De Lucca sulla fascia, però è in mezzo a due avversari, riesce ad uscire bene il numero 3, poi ottimo il tocco per Tano. Attenzione Tano, si aggiusta la palla sul destro, prova la conclusione altissima, va a finire nel campo adiacente, quello di allenamento. Ed è pronta la doppia sostituzione per quanto riguarda il Bologna. Dovrebbero uscire proprio Pirreca. Ora vediamo. Comunque sono pronti questi due cambi. Pirreca si appresta ad uscire, quindi è il secondo giocatore rossoblù ad uscire dal campo. Tra gli applausi il numero 9 del Bologna, e dovrebbe uscire anche Tano, e infatti esce anche Tano ed entrano, come detto, il numero 18 Mutti
il numero 17 Martino. Quindi adesso Satarino, Martino e Mutti sono i tre subentrati per ora per il Bologna. Per lo Stun Graz invece ancora nessuna sostituzione. Ikeobi, pallone un po' difficoltoso per il compagno e quindi arriva comunque il lancio dalle parti di Bakker, che tiene questo pallone, poi alla fine però deve lottare sempre con il difensore. Attenzione perché c'è un errore, quindi attenzione a Moa alla palla per provare la conclusione, pallone che coglie soltanto l'esterno della rete. Qui errore da parte della difesa del Bologna, perché il pallone era arrivato ad Moa senza problemi dopo un'azione che sembrava abbastanza amministrabile per il rossoblù. Alla fine il numero 11 dello Sturm Graz ha provato la conclusione, non ci ha creduto nemmeno troppo, però va a rischiare il meno possibile Korfust e quindi a spazzare via. Lotta tra le maglie Mantovani, alla fine riesce a guadagnare un ottimo calcio di punizione il numero 2 del Bologna. Arrivano i cambi anche per gli austriaci. Ora andiamo a vedere chi uscirà. Esce di sicuro il numero 21 Samuel Klapfenbauer, esce il numero 4 Markus Adler, e dovrebbe uscire anche il numero 11 Winfried Amoa. E infatti è così, vediamo chi fa il proprio ingresso in campo: il numero 12 Niklas Geijhoffer, il numero 13 Jürgen Knapschitz. Ora andiamo a vedere anche il terzo subentrato, dovrebbe essere il numero 14, è così, Michael Kuval. Quindi tre cambi per quanto riguarda lo Sturm Graz di mister Thomas Hösel. Quindi per ora si sono fatti tre cambi a testa con la gara che è arrivata al decimo della ripresa. Quindi mancano 10 minuti al termine. Per ora il risultato è 1-0 per il Bologna. Attenzione! Mancano 20 minuti al termine, sì, della partita. Siamo giunti al decimo della ripresa. Eccolo qua il nuovo entrato alla rimessa con le mani, si tratta di Geijhoffer. Rimessa però un po' sbagliata, quindi attenzione a Saputo, tiene il pallone Saputo, pallone che però termina fuori perché c'è un giocatore del Bologna, si tratta di Wickbold a terra. Vediamo come comunque si alza senza problemi. Comunque Saputo per sicurezza l'ha messa fuori. E quindi si riparte con il possesso che è dello Sturm Graz, che però va ovviamente a regalare il pallone agli avversari del Bologna che avevano messo fuori la sfera. Al torneo Nero Rocco hanno partecipato grandi giocatori, abbiamo ricordato prima i serbi Nastasic, il montenegrino Jovetic, gli Aic, ma ci sono stati anche giocatori italiani che hanno fatto grande questa competizione. Uno su tutti che è un po' il personaggio del momento, Federico Bernardeschi, giocatore che adesso è uomo simbolo dei giovani per quanto riguarda la Fiorentina, ma anche altri giocatori in maglia viola come Kuma Babacar hanno disputato questa manifestazione. Sia Bernardeschi che Babacar hanno disputato il Nero Rocco proprio con la maglia della Fiorentina, con cui sono arrivati fino alla Serie A. Attenzione, qui ha provato il numero il giocatore dello Sturm Graz. Con la maglia della Settignanese invece Federico Chiesa, figlio di Enrico, che ha esordito in Serie A proprio qualche giorno fa contro la Juventus. Quindi questa competizione, questo torneo è un torneo veramente molto importante che mette di fronte sempre grandi giocatori. Attenzione, qui occasione per lo Sturm Graz e chissà che se non saranno proprio tra questi 22 ci sarà qualche nuovo prospetto per il calcio o austriaco o italiano a seconda della squadra di appartenenza.
Rimessa, riparte adesso ancora il Bologna. Lancio lungo, arriva sul pallone il nuovo entrato Martino, poi arriva comunque Mazza a prolungare, attenzione a Mazza, fa partire la conclusione, qui arriva con un colpo di reni il portiere Strasser, poi alla fine Stanzani, ancora una volta doppio miracolo di Stramez. Incredibile, perché qui il pallone aveva cambiato totalmente di direzione dopo la deviazione. Stramez davvero con un colpo di reni è riuscito a deviare, poi sulla conclusione di Stanzani è riuscito comunque a bloccare. Ammonizione, primo cartellino per quanto riguarda questa partita, ad essere ammonito è il giocatore dello Sturm Graz, Zaid Sedicki. È pronto un altro cambio per quanto riguarda il Bologna, sta entrando Baglietti ed esce tra gli applausi Wickbold, che ha preso poco fa una botta, vediamo se è uscito per questo motivo oppure soltanto per scelta tecnica. Comunque esce Wickbold ed entra Baglietti. Quarto cambio per il Bologna, sono 7 quindi le sostituzioni in tutto, se si contano anche quelle dello Sturm Graz. Saputo va alla battuta di questa punizione, pallone molto largo, arriva la chiusura che però non riesce da parte dello Sturm Graz. Attenzione a Stanzani che prova la doppia conclusione, poi alla fine c'è la posizione irregolare e quindi tira un sospiro di sollievo lo Sturm Graz, che aveva provato ancora una volta Stanzani, pallone ribattuto, poi ci aveva provato invece il numero 18, se non sbaglio Mutti, pallone che però è uscito e comunque era posizione irregolare del numero 18 del Bologna, sì, era proprio Mutti. Attenzione qui, scambio di testa tra i due giocatori dello Sturm Graz, ancora però Bologna che prova ad uscire, era partito bene la squadra austriaca, poi però in questo secondo tempo ancora una volta il Bologna sta gestendo molto bene la situazione. Cassandro tiene il pallone, si ferma, rischia qualcosa perché era arrivato Fadinger sul pallone, attenzione, qui deve spazzare via più lontano che può Bruzzi perché stava arrivando ancora una volta in pressione il capitano Oliver Bakker. Sbaglia ancora una volta in difesa il Bologna, non è tranquilla la retroguardia rossoblu, attenzione perché può partire Jürgen Knappitz, riesce comunque a recuperare la squadra rossoblu, alla fine Knappitz si porta il pallone in fallo laterale e la rimessa con le mani è per il Bologna. Qui comunque Knappitz, sia Knappitz che Bakker erano riusciti a crederci fino all'ultimo su questi palloni giostrati non nella maniera ottimale per quanto riguarda il Bologna. E adesso c'è questo fallo di mano, questo calcio di punizione che fa un po' rifiatare il rosso-blu e sentite proprio arriva un po' di incitamento da parte della tribuna di marca rosso-blu, proprio perché la squadra bolognese ha bisogno in questo momento di incitazione, di incitamento. Arriva la chiusura buona qui da parte del subentrato Greyhofer. Ancora Greyhofer che prova ad anticipare Mazza, lo scambio 1-2, ancora il numero 11 Mazza che chiede il pallone a Stanzani, poi lo riceve, ancora una volta il cross nel mezzo, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, va a recuperarlo l'ultimo in ordine cronologico ad essere entrato, pallone che però termina in fallo laterale, non riesce a tenerlo in campo il numero 15 del Bologna, quindi Ikeobi prova a far alzare un po' il baricentro degli austriaci, pallone che va direttamente addosso al compagno Sedicki, prova a ripartire il Bologna, Baglietti però era in fuorigioco e quindi nulla da fare per il Bologna, sempre 1-0 qui al Valcareggi di Settignano tra Bologna e Sturm Graz. Per ora decide come al solito Saputo, ricordiamo in telecronaca Lorenzo Agostini, in regia Fabrizio Giannoni. Ikeobi sul pallone, pallone che viene lanciato lungo, arriva però ancora una volta Cassandro, quindi Martino, il tocco per Mazza, lancio lungo di Mazza, arriva la chiusura provvidenziale di Smolian. Rimessa con le mani, questa volta corta, ancora una volta qui prova a girarsi
il numero 17 Martino, alla fine sempre Bologna. Pallone indietro un po' troppo rischioso, alla fine però ha avuto anche un po' fortuna Saputo, perché sul rimpallo l'ultimo a toccare è stato il capitano dello Sturm Graz, Bacher. Decisce palla il Bologna, Mazza cambia direttamente gioco. Ancora il rosso-blu, ottimo il colpo di tacco. Può partire il cross che arriva in questo momento, la chiusura da parte di Sedichi. Mantovani con le mani, siamo giunti al minuto 18 di gara, 12 al termine. Ecco Mantovani, parte il cross che arriva, attenzione perché Stramez era un po' in difficoltà, dall'altra parte c'è comunque Mazza che rimette ancora il pallone nel mezzo, arriva Baietti che tiene il pallone, poi tocca dalle parti di Mutti, prova a portarsi a spasso il diretto marcatore, si trattava di Trammer che però ha la meglio e quindi spassa lungo dalle parti dell'unico attaccante Oliver Bacher, che è rimasto là davanti per lo Sturm Graz. In questa occasione tutti i giocatori, o quasi tutti dello Sturm Graz, erano rimasti in difesa a giostrare, a tentare di contenere questo attacco. Un Bologna che forse ha aspettato un po' troppo per la conclusione, ma comunque quando attaccano i rosso-blu sono davvero devastanti. Attenzione, adesso prova Baietti, conclusione non precisa ma comunque buona l'idea, perché ha provato dopo diverse occasioni giostrate fino dentro l'area di rigore un fulmine a ciel sereno a sorprendere Stramez, non ci è riuscito per la precisione ma non per l'idea, perché la conclusione, l'idea era buona. Arriva Stramez, il lancio ancora una volta, il rinvio non è però dei migliori e quindi ancora il Bologna può ripartire. Ottimo il gioco di Baietti, poi Ikeobi riesce a non farsi eludere da questo sombrero del numero 15 del Bologna. Calcio di punizione guadagnato da Ikeobi e recapitato al compagno e portiere Alexander Stramez, che in questo momento tra i pali non ha avuto incertezze, è stato per ora un buon portiere, nel rinvio ha avuto per ora pecche, ma la precisione dei passaggi dei ragazzi dello Sturm Graz spesso non è stata delle migliori. Comunque Sturm Graz che ha sorpresa di questo torneo, perché come abbiamo detto era partito un po' in sordina con due pareggi e sembrava dovesse uscire subito dal girone eliminatorio, poi è arrivata una vittoria nell'ultima partita, è arrivata la vittoria in semifinale e adesso si ritrova a giocarsi la finalissima contro un Bologna che invece fin dalla prima partita ha dimostrato di voler puntare alla vittoria di questo torneo. Qui ottimo Martino a guadagnare questo calcio di punizione, già battuto da Saputo direttamente sulla fascia destra, tiene il pallone la squadra rosso-blu, si fa vedere Mutti, gioco aereo, poi alla fine riesce a aggiustare il pallone sempre il numero 15 Baietti, che prova a lottare, è un uno contro uno perenne tra Ikeobi e Baietti, lo era stato prima tra Amoa e Ikeobi, adesso Amoa è uscito, è entrato Baietti. Qui gioco di gambe di Cassandro che poi recupera ancora una volta il pallone grazie anche ad un rimpallo fortunoso, ottimo l'intervento in tackle da parte di Mazza, quindi attenzione a Martino che crolla, non c'è però nulla secondo l'arbitro, quindi spazza via la difesa dello Sturm Graz, un Nereo Rocco che sicuramente anche in questa edizione sta regalando emozioni. Bacher tiene il pallone sulla destra, viene fermato però da De Luca che riesce addirittura anche a tenere il pallone in campo, poi tocca il pallone con Satalino, poi c'è un po' di scaramuccia tra Bacher e Satalino, alla fine De Martino tiene il pallone, lo tocca per Martino, De Luca per Martino e qui si stanno un po' scaldando gli animi, ovviamente perdono la testa un po' i ragazzi austriaci perché giostra molto bene il pallone nella squadra rosso-blu e quando entra questa bambola ovviamente lo Sturm Graz perde un po' la testa, anche perché manca davvero poco, mancano 8 minuti più il recupero e il risultato è sempre 1-0 per il Bologna, quindi sicuramente quando stai perdendo e manca poco una finale può anche perdere si può anche un po' perdere la calma e questo però non giova per gli austriaci, giova invece ai rosso-blu di mister Emanuele Troiesi che stanno accarezzando con mano un sogno, anche se manca ancora troppo tempo per dire che è fatta e il risultato è ancora troppo troppo in bilico. Calcio di punizione per lo Sturm Graz da posizione buona perché sono molti i saltatori
al limite dell'area di rigore, però è ben disposta alla difesa del Bologna. Pallone lungo che è arrivato in questo momento, ottimo il tacco, elegantissimo da parte di Knappis. Poi ancora la palla che non è messa a terra, alla fine viene addomesticata in questo momento. Sempre Knappis, allarga dalle parti di Bakker che fa partire il cross basso, arriva la conclusione, rimpallata, quindi può ripartire il Bologna. Qui arriva un altro intervento duro, questa volta è stato Geiroffer ad arrivare praticamente a dimenticarsi del pallone, e qui viene richiamato verbalmente il numero 12, Niklas Geiroffer, che è arrivato subito in maniera molto dura sulla partita. Fin da quando è entrato si è dimostrato molto molto duro negli interventi, il numero 12, difensore dello Sturm Graz. Qui Cassandro allarga, qui rischia qualcosa Mantovani, e infatti alla fine rischia di perdere il pallone, rimessa che infatti viene praticamente regalata allo Sturm Graz. Qui c'è un po' ancora di nervosismo da parte dei ragazzi austriaci, che continuano anche forse a provocare un po' i ragazzi del Bologna, che fino a questo momento sono stati molto molto corretti. Mantovani appoggia, lancio lungo, ancora Geiroffer, quindi attenzione a Bakker che è il migliore fino a questo momento dello Sturm Graz. Prova la squadra austriaca a partire sulla sinistra, cross basso, attenzione a Knappis che aveva una palla d'oro, era praticamente un rigore in movimento e c'è la chiusura pazzesca da parte della difesa del Bologna. Poi Mazza parte in contropiede e viene fermato da il numero 13, Jürgen Knappis, che alla fine viene ammonito, secondo cartellino per quanto riguarda questa partita e anche per quanto riguarda lo Sturm Graz. Sono due gli ammoniti, due per gli austriaci. Qui Mazzara ha partito velocissimo e Knappis lo va ad atterrare. Altro cambio per il Bologna, è il momento, una manciata di minuti anche per il numero 13, si tratta di Grandini, e gli lascia il posto Mantovani tra gli applausi, numero 2 del Bologna, che ha sempre fino alla sua uscita dal gioco dimostrato lucidità sia in fase di copertura sia in fase di spinta. Una difesa del Bologna che nonostante a volte nel gestire il pallone non sia stata la migliore, comunque quando c'era da coprire, quando c'era da coprire uno spazio, quando c'era da chiudere un buco, i bolognesi ci sono sempre stati in difesa, sia oggi per la finale che per tutta la durata del torneo. Come ho detto anche prima, è la squadra, il Bologna, che mi ha affascinato di più per gioco e per ovviamente anche in fase di copertura. È una squadra molto molto solida. Un'altra squadra che poteva essere solida a questo modo poteva essere lo Zenit San Pietroburgo, che però è uscita proprio in semifinale, e qui è stato Galeotto il tabellone che ha messo Zenit e Bologna assieme in semifinale. Peccato, perché poteva essere una bella finale Bologna-Zenit San Pietroburgo. Nella semifinale la partita è finita 1-0 per il rossoblù. Comunque lo Sturm Graz, sorpresa come abbiamo detto e ripetuto di questo torneo, non ha certo sfigurato contro il rossoblù, anche perché mancano 5 minuti e la partita è ancora apertissima. De Lucca tiene questo pallone, si guarda intorno, poi preferisce uscire dalla parte dall'uscita di sicurezza. Qui poi il tocco per Satellino è troppo lungo, fallo laterale per lo Sturm Graz. E qui su Teleregione Toscana altro cambio per lo Sturm Graz, esce il numero 7, si tratta di Zaid Sedicki, ed entra un altro nuovo giocatore per lo Sturm Graz. Ora vedremo anche di chi si tratta. Intanto sta per riprendere anche il gioco con Geiroffer, che va a toccare proprio per il nuovo entrato che è Dragan Smolian. Geiroffer tiene questo pallone, spazza via la difesa del Bologna.
quindi prova Kuval a tenere questo pallone, a toccarlo centralmente, attenzione a Bakker che fa partire questo campanile, pallone rimesso nel mezzo, c'era Knappitz e c'è anche Smolian adesso nel mezzo, attenzione pallone che però alla fine viene recuperato da Bruzzi, c'era a pochi passi Luca Spadinger a provare a creargli qualche pressione, però Bruzzi è stato senza problemi molto freddo nel bloccare appena il pallone ha rimbalzato una volta sul terreno di gioco. Lancio lungo ancora una volta, poteva partire sempre Fandinger, però pallone troppo lungo e poi ben arginato il numero 8 dello Sturm Graz da Grandini che non gli ha permesso di partire, poi ovviamente di esperienza Bruzzi aspetta, fa scorrere qualche secondo, mancano poco meno di 120 secondi più eventuale recupero al termine di questa partita e della 37esima edizione del trofeo Nereo Rocco organizzato dalla Settimanese. Qui un regalo per Stanziani che può far scorrere i minuti e allo stesso tempo creare un'ottima occasione. Geirofer si frappone tra lui e la porta, poi alla fine Geirofer viene contuso, Stanziani va ad accertarsi che il numero 12 dello Sturm Graz non sia fatto nulla di grave. Altro calcio d'angolo per il Bologna, un'occasione come detto sia di poter far scorrere i minuti sia per magari, perché no, chiudere la gara. Lì c'è Mazza, vediamo, forse sarà una battuta corta come è probabile che possa essere, anche se ci sono subito due giocatori dello Sturm Graz pronti lì a voler andare a pressare. Eccolo qua Mazza che tiene il pallone lì alla bandierina, lo fa suo e poi alla fine è rimessa al fondo. Mazza non è riuscito a tenere questo pallone e quindi comunque è riuscito a far passare qualche secondo, perché siamo entrati in questo momento nel 30° della ripresa e sentite dai Bologna i tifosi bolognesi che tengono su il morale della squadra. 1-0 per il rossoblù, decide Saputo fino a questo momento. Qui ancora una volta si tratta di Martino che però commette fallo, poi qui attenzione perché Martino viene ammonito per perdita di tempo, qui Martino tiene un po' troppo il pallone e viene ammonito anche Mazza, quindi doppia ammonizione sia per Martino sia per Mazza e ovviamente abbiamo detto prima che i giocatori dello Sturm Graz stavano innervosendosi, questo è il modo migliore per farli innervosire, perché qui Geirofer ovviamente ha ragione, si era un po' stizzito, ma comunque sta partendo ancora un po' di tempo perché siamo entrati nell'extra time da qualche secondo, sta per segnare l'arbitro, vediamo, sono tantissimi giocatori a voler saltare, non ci sono però grandi saltatori per lo Sturm Graz, quindi un lancio lungo di Geirofer, vediamo come potrà essere utilizzato, lancio che arriva direttamente in area di rigore, buona la chiusura, poi arriva la ripresa di Smolian, però c'è il fuorigioco, Smolian era riuscito ad allargare ancora una volta, pallone che però è stato recapitato ad un giocatore in posizione irregolare, quindi Bruzzi ha tutto il tempo per andare alla battuta, intanto è pronto anche l'ultimo cambio per il Bologna. È pronta anche l'ultima sostituzione, esce tra gli applausi Stanzani ed entra quando siamo ormai a tempo praticamente scaduto, l'ultimo che doveva entrare si tratta del numero 14 Dondi. Pallone già rilanciato da Bruzzi direttamente fuori e questa adesso può essere l'ultima occasione per lo Sturm Graz per riuscire a creare qualche pericolo, rimessa con le mani, già effettuata, palla che resta lì, alla fine alla meglio il Bologna che guadagna un ottimo calcio di punizione, il campo che ha retto per tutta la durata della partita, il tempo è stato ottimo, c'è stato quella giusta dose tra caldo e vento che ha permesso ai ragazzi di essere in ottime condizioni anche per tutta la durata della finale e qui c'è una posizione di fuorigioco, siamo giunti al 32esimo, manca pochissimo al termine della partita, Strazzer va alla rimessa,
Stramets, scusate, ovviamente è difficile anche pronunciare con disinvoltura tutti questi nomi austriaci. Altra posizione di irregolarità, quindi offside, ancora Bruzzi tiene questo pallone, ovviamente si è un po' calato il ritmo in questi ultimi minuti. Il Bologna è a pochissimi secondi dalla vittoria della 37esima edizione del trofeo Nero Rocco. Attenzione, occasione, qui Stramets tiene il pallone, deve andare alla rimessa lunga se vuole provare almeno ad avere qualche speranza. Lancio lungo, spizzato, però ad avere la meglio è Cassandro, poi spazza via Dondi. Dondi che però era in posizione di fuorigioco, si sono fischiati più falli di fuorigioco in questi ultimi minuti che in tutta la durata della restante partita. Calcio di punizione ancora una volta per lo Sturm Graz, sono in 10, in 9 ad attaccare per lo Sturm Graz. Lancio lunghissimo, esce il portiere forse rischiando qualcosa, ma non c'è più tempo, finisce qui. Il Bologna vince la 37esima edizione del Nereo Rocco grazie a Saputo, 1-0. Finisce così, il Bologna si aggiudica la 37esima edizione, vola in cima alle colline di Settignano, vola sul tetto, una manifestazione che come detto ha avuto grandi sorprese come lo Sturm Graz in finale, ha avuto anche note negative come il Pisa che non si è presentato per problemi societari, ha avuto una squadra che dall'inizio alla fine si è imposta, era partita come una delle grandi di questo torneo, il Bologna, e infatti è arrivata, ha rispettato le attese, il Bologna ha battuto anche la squadra da battere, lo Zenit San Pietroburgo in semifinale, e poi si è aggiudicata sempre di misura per 1-0 sullo Sturm Graz la vittoria del Nereo Rocco. Andiamo quindi, noi vi lasciamo, per Teleregione Toscana è tutto, un saluto che vi giunge da Lorenzo Agostini in telecronaca, e mentre in regia c'è stato Fabrizio Giannoni. Diciamo che la stagione del calcio in Toscana per quanto riguarda Teleregione Toscana è iniziata alla grande con una partita di lusso, annuisce anche Fabrizio Giannoni. Noi vi lasciamo con la programmazione di Teleregione Toscana, restate comunque con noi a seguirci sempre per le premiazioni e poi per l'arco delle prossime settimane con le altre partite del grande calcio toscano, sempre qui su Teleregione Toscana, targato Lorenzo Agostini, Fabrizio Giannoni. Un saluto a voi.